credo che di, scusatemi il termine, di cazzate se ne raccontino tante. Tutti hanno bisogno di riempire la carta e tutti hanno bisogno di riempire i format, che siano su internet e in televisione, per farsi conoscere e per farsi pubblicità. È durissima l'accusa di Lapo Elkan, l'avete sentita, fatta nei giorni della morte dello zio Edoardo Agnelli. Sono parole chiare che colpiscono l'infinità di sciacalli che in questi giorni si sono esercitati sul suo caso. Continuiamo ancora con la testimonianza di Lapo, fatta in occasione, appunto, lo ripeto, della morte dello zio Edoardo. Di tutti i dolori, la morte di Edoardo è quella che mi ha toccato di più. È stato uno schiaffo brutale, perché questo vuol dire che lui non vedeva un'uscita dal tunnel, non vedeva possibilità a una vita felice. È un dramma perché vuol dire non me ne sono reso conto, non ho fatto abbastanza. Uno fa un percorso di messa in discussione con se stesso, perché dice com'è possibile e come siamo arrivati lì, come siamo arrivati lì e come siamo arrivati lì e per quale motivo siamo arrivati lì, cosa avrei potuto fare, perché non l'ho fatto. Un lato autodistruttivo che in parte ho avuto anch'io in un periodo della mia vita. Io ho avuto un problema legato alla cocaina, che è un certo tipo di droga. Lui ha avuto un problema che è legato all'eroina, che è un altro tipo di droga. La cocaina ti dà iperattività, ti spinge a far girare il motore più rapidamente. L'eroina invece ti fa vivere la vita senza viverla, perché era una fragilità, e la sua fragilità anche a un momento, ricordiamocelo, è diventata pubblica, gli ha permesso di dare i fianchi al mondo. Quel momento di vuoto è un momento probabilmente tra i più difficili che puoi avere nella vita, perché o cambi del tutto o cambi col tempo. È inutile che uno dica che la voglia se ne va, perché la voglia non se ne va mai. La voglia ce l'avrai sempre in testa, perché avrai sempre dei film collegati al tuo passato. Dunque è un percorso che devi fare, ma avere le palle di dire benissimo, adesso mi rimetto in gioco in un altro modo e mi rimetto in gioco partendo da zero. È difficile, perché nell'immaginario collettivo uno dice, beh, il figlio di Agnelli, vorrei vedere, può fare quel cazzo che vuole, no? Questo è l'immaginario collettivo. Invece la realtà dei fatti è che non è così. Quando la fragilità diventa pubblica, l'informazione deve stare attenta e deve ricordare il ruolo fondamentale che ha e quanto può influenzare e condizionare.